tante terre di formaggi, in particolare la provincia di Cuneo, formaggi freschi e formaggi stagionati. Sono moltissimi caseifici qua in provincia di Cuneo. Qui siamo a Scarnafigi, stabilimento Valgrana, Alberto Biraghi, una famiglia che da 6 generazioni si occupa di formaggi. Lo stabilimento qua però è dal 91 che è nato, per cui diciamo 2ª generazione, il papà e lei e suo fratello che avete fondato questo stabilimento. La vostra produzione in particolare qual è? La nostra produzione principalmente è un formaggio duro a lunga stagionatura denominato formaggio Piemonte e produciamo 720 forme al giorno di questo formaggio, sono forme da 34 kg, quindi ci collochiamo ai primi posti in Italia come produttori per questo tipo di formaggio. Lo stabilimento adesso si sta ulteriormente ammodernando per salire di produzione e salire anche di qualità e quantità. Sì, sicuramente. I prossimi 2 anni abbiamo programmato investimenti per circa 5 milioni di euro per portare la produzione a 1100 forme al giorno. Sono forme particolari, quanto pesano? Pesano circa 34 kg stagionate, noi stagioniamo circa 14-15 mesi. Come si presenta il formaggio una volta tagliato dopo questa stagionatura? Diciamo che abbiamo cercato di creare un prodotto che si adatta ai gusti di oggi, quindi un prodotto dolce, non troppo stagionato, quindi noi non facciamo stagionature di 30 mesi, 24 mesi. E si presenta con un gusto molto dolce e delicato, che è quello che noi pensiamo che i consumatori richiedano. Diciamo che le performance di vendita che abbiamo ci danno ragione. Il magazzino di stagionatura quante forme può contenere? E noi arriviamo quasi a contenere 200.000 forme. Abbiamo visto che ci sono dei robot che servono per, ovviamente, per girarle e pulirle. Sì, certamente, perché nella stagionatura, stando molti mesi, bisogna, per asciugarle, diciamo, in tutti e 2 i lati, bisogna ogni 15 giorni girarle e poi le muffe che si presentano bisogna spazzolarle, quindi ogni 15 giorni vengono girate e spazzolate. Quanto latte serve per una di queste forme di formaggio? Servono circa 5 quintali di latte per ogni forma di formaggio. Formaggio che voi vendete principalmente in Italia? Il 90% sì, abbiamo un export di circa il 10% e dovremmo nei prossimi anni cercare di migliorare questa percentuale. Latte che arriva da allevamenti piemontesi, soprattutto cos'è, cuneesi e torinesi? Sì, la provincia di Cuneo e Torino. Raccogliamo in tutta la provincia di Cuneo e arriviamo fino a ritirare il latte nella zona di Caselle, nel nord di Torino.